10 secondi da giocare nel primo tempino, 8 per chi attacca, 6 per chi difende, sempre la uomo, scelta da Meo Sacchetti, il penetra e scarica di Ryan, rimbalzo lungo, tocca a Baie, palla nuovamente nelle mani 55 che non ci pensa due volte e mette dentro il quel blocco di Nocco. C'è Thornton che alza il pallone per Nocco, lo scarico fuori per il tiro dai 6:75 e a 6 secondi da giocare nel secondo quarto, 7 di vantaggio per Pesaro. Goss è l'11° personale e il primo in doppia cifra, mano caldissima per Phil Goss, ma non mancano 4 minuti alla fine del secondo quarto, la penetrazione dall'altra parte di Goldori, recuperare 8 punti, 41-33 la situazione parziale con Pesaro che attacca e va a depositare il pronto il blocco di Nocco, riesce a passare Scott, poi il pasticcio ancora Nocco, palla battuta e va a realizzare il numero 55 della Consulti Best Ryan. Sarebbe stato fantastico che l'avesse messo dentro anche quel tentativo di Fields, azione non ragionata di Brindisi, Piero Bucchi dall'altra parte invita alla calma i suoi, Arrow contro tutti, va a trovare i due punti e il fallo del numero 45 Marco Spagnaro, pericolosissimo in velocità il numero 55. Tornano 5 punti di vantaggio con la possibilità dell'Orbetta. Quella precedente è stata davvero un'azione offensiva complicatissima per l'Enel, con un ardito ribaltamento di fronte, il pallone per English che non ha trovato il canestro. Addirittura seguiamo il tentativo in lunetta. Poggio centrale di Yasaitis riesce a superare la pressione, può attaccare contro la difesa schierata la Consulti Best. Il palleggio, arresto e tiro di Arro. Passa a zona, una 2-3 con Goss che accompagna il taglio della guardia, rimane poi sopra in angolo, arriva Arrow, mano caldissima quella del numero 55. Perché negli ultimi minuti ha preferito giocare senza coinvolgere tutti e 5 i giocatori, ma si è mantenuta, ha provato meglio. Baie perde il pallone, situazione offensiva 2 contro 1, Arrow alza per la schiacciata dalla panchina Piero Bucchi, alto e centrale Arrow che finta di andare sul blocco di Fitz, poi la penetrazione, il no look per il taglio di Torto che va a prima dei singoli. Pesaro al contrario sulla scia dell'entusiasmo, costruendo sugli errori di Brindisi a questo punto questo successo, in attacco sta giocando, trovando delle soluzioni. Lo scivolamento difensivo di Goss e si dà qualche primo libero a canestro o comunque cercare il fallo, secondo tiro va dentro, si passa Yasaitis a segno, 87-85, messa effettuata, Scott guarda il canestro, poi guarda l'avversario, 8 secondi, Scott guarda il tabellone, Scott in penetrazione, nasconde il pallone, Scott va a sbagliare, il tapping vincente di Carter, 2 secondi, 87-85, prova da 3 punti e sbaglia il supplementare col tapping di Robert Carter, 87-87, acciuffa un supplementare per i capelli e il 19° punto, 1 minuto e 22 secondi, 97-94, Arrow in penetrazione e gli concede spazio la difesa biancazzurra, coach Bucchi. Le conclusive del match, di questo overtime, ci prova ancora con Johnson, sbaglia ed è finito il match, Brindisi e Spugna.